Contrariamente ai due ragazzi del film di Moretti e Cebombo, non ci siamo seduti sulla riva del mare per vedere il tramonto dell'Occidente. Ci siamo invece mossi nell'Occidente, siamo stati in diversi luoghi, in diverse nazioni, in diverse patrie, per sentire, per assaporare, per ascoltare il rumore dell'Occidente. Che cosa è l'Occidente per noi? Che cosa è l'Occidente per il mondo? Che cosa è stato? Che cosa sarà? Questo fascicolo di Paradoxa raccoglie opinioni diverse, intorno però ad un aspetto che è comune a tutti. Respingiamo l'idea che l'Occidente sia in tramonto, respingiamo l'idea che l'Occidente sia superato, che il luogo della cultura mondiale più elevato raggiunto nel corso del tempo debba spostarsi altrove. Sappiamo perfettamente che l'Occidente è qualcosa che pulsa. È qualcosa che è resiliente, per usare parole troppo accettivi, troppo spesso utilizzate. L'Occidente è un luogo di pluralismo, è un luogo di libertà, è un luogo di diritti, è un luogo di confronto e spesso anche di scontro. L'Occidente è un luogo di attrazione. Non possiamo spiegare le grandi ondate di immigrazione solo con il bisogno. Il bisogno è certo, ma si può scegliere altro luogo dove emigrare. No, l'Occidente è prescelto. Sappiamo che la libertà è un valore occidentale, sappiamo naturalmente che anche la democrazia è nata in Occidente e si è esportata, oggi è un valore universale. Tutto questo abbiamo cercato di comunicare nel fascicolo, con diversi accenti, naturalmente anche con diverse valutazioni, però intorno all'idea che l'Occidente è un faro che irradia le sue virtù e qualche volta anche i suoi difetti nel resto del mondo, però che ha la grande capacità di correggere i suoi difetti. Esattamente come la democrazia, è un sistema che si autocorregge. Si autocorregge talvolta con fatica, ma sempre con grande profitto. Questo vogliamo comunicare a coloro che pensano che ci sia il tramonto dell'Occidente. No, come si dice, spostiamo molto in là il tramonto dell'Occidente, talmente in là che non ci è riuscito di vederlo, talmente in là che crediamo che nessuno lo veda. Coloro che lo descrivono stanno descrivendo una realtà immaginaria che non esiste e forse non esisterà mai, o almeno così speriamo.